Ma quello si può finire un discorso? No. È il mio momento questo, ben collegati su Radio DJ. Tempo? Scusa. Tempo. Eccomi qua. Da quando c'è un momento Gianna Tempo nel programma? No? Adesso, in questo momento. Non ricordo di averlo deciso con gli altri. Ogni momento. Io apprezzo molto la conversione che hai fatto dal digitale all'analogico. Lo so. Tu ti chiamavi Wender, adesso ti fai chiamare di nuovo Vincenzo Gianna Tempo. È come essere passati dal DVD alla videocassetta. Ah, ecco, sì, allora infatti. Perché la Ginger è vestita da San Culotto oggi. Comunque adesso già, Fabio, non ti allungare perché mi... Quindi il contrario di quello che ho detto. Ecco, dall'analogico sì. al... Vabbè, quello che insomma. Sono analogico oggi, Albertino. Sì, molto analogico. Ho sentito che quelle creme che stai usando, parlando di analogico, vedo che la voce ti è scesa un po'. Ah, sì. È un pochettino. Ma sì. Comunque, ragazzi, volevo farvi una domanda. Ale. Sicuramente mi date la risposta perché sì. voi siete molto più colti di me. Certo. Sì. Vai, a cosa servono le unghie da uomo? Le unghie da uomo? Non esistono le unghie da uomo. Io perché ti ascolto? Perché? Tutti hanno. Scusate, io mi è un po' da ridere. Mi sono svegliato e ho detto, ma a cosa servono le unghie da uomo? Allora, perché la donna, bene o male, fa le robe, vabbè, i disegni, allora, cioè noi uomini, io non le mangio neanche. Io le mangio, ma non le mando giù, Le, quando sono un po' nervoso, sai quando le mangio tanto? Le aspiri? No, che aspiri? Le pippi, quando, altra quando gente. Sono in macchina, spesso sì. in viaggio, le penso, no, io invece le stacco e le metto in dei pacchetti a parte e le mangerò. Ah, ma non è igienico. Scusa, comunque. Tu non hai mai mangiato le unghie di un altro? No, di un altro no. Pellicine sì. Però. Beh, comunque, alla fine a che cosa servono? Ma tutti gli esseri viventi, quadrupedi e bipedi, hanno le unghie. Non anzi per esempio, se tu un giorno vieni sotterrato in un giardino perché fai domande stupide, sì. con le unghie puoi risalire. Esatto. Ci avevo pensato. Oppure arrampicarti. Sì, ma non sono soddisfatto. Puoi arrampicarti sugli specchi per arrivare alla fine di questo intervento. Non sapete darmi la risposta, dai, ho capito. Chiamo qualcuno, dai. Chiamo l'unghista. L'unghista. Unghie non solo, buongiorno. Buongiorno, salve. Come? Lei aggiusta le unghie? È un centro sì, di ricostruzione. Ecco, perfetto. Allora, io stamattina mi sono svegliato e mi sono chiesto, ma noi uomini, comunque, cosa ce ne facciamo delle unghie? Cioè, a cosa servono in generale le unghie, secondo lei? Magari mi può aiutare. Perché io ce l'ho, le guardo, ma alla fine non le mangio, le taglio. Cioè, a cosa servono alla fine? Cosa ce ne facciamo? Se la create madre natura, ci servono. Leonardo, per fare cose. Una domanda strana, non me l'aveva mai fatta nessuna Me la sono fatta anch'io stamattina, appunto. Cosa ce ne facciamo delle unghie? Le donne perché ci piacciono, certo. Gli uomini non lo so perché. Le unghie le donne le possono usare come vassoi per metterci sopra le robe, dipingere, ci attaccano gli orecchini, ci fanno tutto. Ma noi uomini, cioè non è che gratto, cioè mi aggancio agli alberi, queste robe qua, non mi servono. Ma che dici? Non so cosa rispondere a cosa le servono a voi uomini, anche perché sono una donna, quindi non so a voi uomini cosa vi possono servire le unghie. No, ma anche in generale, signora. Noi è un lavoro estetico, bellissimo. No, è ma come mettersi un bel capo d'abbigliamento. Sicuramente. È lo stesso andare. Cioè, tipo stasera esco e mi vesto di unghie. Penso che non vi servono a niente. Per grattarsi le palle. Solamente se non ve le mangiate. No, io non le mangio. Albertino sì, le mangia a tonnellate, si fa proprio le piattazze alla sera, fa i salatoni di unghie lui, però io. Ok. Ti sento tutta, in fresco for. Allora le unghie per gli uomini non servono. Non ha parole lei, se non servono, non servono. Ho ragione io. Che conversazione è? Radio DJ.